Mi chiamo Amarilli e sono una musicista, cantautrice e appassionata di scrittura. Dal 2016 ho iniziato a suonare in strada per le vie di Torino e ho trovato Porta Palazzo un luogo particolarmente interessante, anche a livello umano soprattutto. E tutti i weekend andavo a suonare per il mercato del Balloon e grazie alla musica, a questo linguaggio universale, sono riuscita a entrare in contatto con persone con cui forse non avrei mai parlato, non avrei mai incontrato facilmente. E da questo contatto musicale, possiamo dire, è nata l'idea di scrivere questa raccolta di racconti, Porto Palazzo. Queste storie hanno un filo in comune, che sono la ricerca della felicità, perché diciamo che il messaggio chiave di questo libro è il fatto che a prescindere dall'età, dalla provenienza e dal genere, siamo tutti alla ricerca del nostro desiderio più intimo, no? La musica e la scrittura sono i linguaggi che mi appassionano di più e credo che con la musica uno riesca a raggiungere chi non raggiunge con la scrittura e viceversa. Quindi sono i due linguaggi che mi rappresentano. Penso sia importante parlare di migrazioni perché la nostra è una società multiculturale ormai e forse alcune persone ancora non vogliono vederlo, ma in realtà la migrazione, cioè questa società multiculturale, è il nostro passato, è il nostro presente e anche il nostro futuro. Quindi è importante che le persone si rendano conto di chi hanno attorno e che si impari a convivere con la diversità e che la si conosca, perché soprattutto quando non la si conosce se ne ha paura. E quindi l'intento di questo libro è proprio far vedere come siamo molto simili, no? C'è un'umanità di fondo che ci lega. Io credo che sia molto difficile per i migranti riportare la causa della propria fuga al cambiamento climatico in molti casi, perché il cambiamento climatico in qualche modo va a amplificare delle vulnerabilità di un paese che già ci sono, quindi amplifica dei problemi sociali, politici ed economici e quindi spesso non è la causa, non viene identificata come la causa diretta, quindi magari molti non sono consapevoli di questo. Nelle storie che ho raccolto però appunto c'è questo ragazzo del Burkina Faso che in maniera marginale racconto di come lottano per realizzare un'agricoltura di sussistenza e come lottano contro la desertificazione che avanza. Quindi sicuramente è un problema che tocca molto i paesi del sud del mondo. Sicuramente una missione della scrittura è proprio quella di far emergere dei temi che magari sono marginali e sono nascosti e di fatto è importante che noi come paesi occidentali ci poniamo il problema e la responsabilità di far emergere queste problematiche che causiamo anche noi con i nostri comportamenti e le nostre politiche. Facendo emergere queste storie, queste voci, rendiamo giustizia, in qualche modo sensibilizziamo la popolazione e possiamo in qualche modo creare una pressione sulle politiche di sviluppo e del futuro.